Questa sera, signor Erimo, lei è qui con noi? Eccomi, eccomi qua. Allora, signor Erimo, dunque, devo dire, la prima star ce l'ha portata, francamente l'abbiamo, siamo rimasti sorpresi, insomma, questa personaggio, Gianna Nannini, insomma, per noi amata ovviamente da noi toscani in modo particolare, sì. Però so che lei ci ha portato un altro. Sì, perché noi siamo nazionali, noi guardiamo un pochino tutte le regioni. Questa qui è nata a Bagnara, Calabra, vive a Roma. Sì. Qualcuno forse avrà capito di chi sì. sto parlando, perché Bagnara, Calabra non è che nascono fiordi, c'è. Però uno in particolare, signore e signori, la chiamiamo subito? Guardi, io le lascio il palco, la chiama lei. La chiamo. Una delle mie pupille, questa mi piace veramente, perché anche lei è abbastanza aggressiva, bisogna stare attenti un pochino a come si prende, è un tipo un po' particolare. Signore e signori, è qui con noi Loredana Bertè! Ciao amori, ciao, buonasera, ciao, ciao. Ciao Loredana, ciao. Ciao. Non va bene, perché a me mi hanno fatto fuori, corto le voti, io vincevo. Sta ancora pensando a Sanremo? Quest'anno io volevo fare un duetto. Ancora? Duetto. Dopo l'ultimo Sanremo, insomma, non è non che va se è andata, ma ora non per colpa sua, diciamo la verità, gli hanno dato una canzone, era già edita, allora via, come si fa a cantare le canzoni? Cioè. Io non copio, no, non lo so, lei non copia, si fa da sole vestite. Con le più, dove sono le più? L'ho lasciata a casa. Facciamo così, allora noi la vogliamo apprezzare con le sue canzoni di successo, quelle proprio toste, quelle forti. Io farei partire subito la musica, infatti. Il tris di successi di Loredana Bertè. Grazie amori, grazie. Che strano uomo avevo io, gli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tu, e mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno e lo scaldava il fuoco umano della gelosia. Strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio e se cercavo d'essere seria per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre: non vali che ho un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente e ripensavo ai primi tempi quando ero innocente, a quanto avevo nei capelli la luce rossa dei coroni, quanto ambiziosa come nessuna mi specchiavo nella luna e l'obbligavo a dirmi sempre: sei bellissima, sei bellissima. Accecato da fuori guardare.
a proposito di mari amori, il mare d'inverno, moriva l'estate con calma. Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvolata al cielo che si butta giù. Sopra bagnata una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. Io che rimango qui sola a parlare con me. Concetto che il pensiero non considera, è poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. No, alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità, macchine tracciano soli chi si spia. Dove la pioggia d'estate non cade, io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Loredana Verde! Loredana Verde! Grazie! Allora, dobbiamo però svelare chi c'è dietro Gianna Nannini e dentro Loredana Verde, signori e signori, una Tina! Tina, una grande imitatrice. Grazie. Che avete avuto modo di apprezzare sicuramente sulle reti Rai e Mediaset, e ovviamente Erimo, il manager. Il suo manager. Colui che non fa un manager. Grazie di essere stati con noi. Grazie. Ciao. E rimanete con noi perché faremo un gran finale.